La dottoressa a Roma, oggi è una giornata speciale, per sempre felice, e grazie alla Zialità, grazie ovviamente a Guido De Angelis, oggi era con noi il nostro Felice Pulici. Sì, era per ricordare Felice Pulici, che è stato una bandiera, una figura troppo importante. Dico, io l'unica cosa che non ho detto in questa presentazione è che mi manca un po', perché io con Felice avevo un rapporto particolare. Quando c'era da chiedergli una cosa, lui era sempre disponibile, oppure interveniva in radio, e adesso mi comincia a mancare. Non ho il riferimento per poter parlare di Lazio con la società attuale, che a mio avviso sta lavorando bene, però dovrebbe cercare delle figure un po' alla Pulici per ritrovare quell'aggancio tra diciamo, la realtà cittadina e il dietro le quinte di Formello. Ecco, Felice era un trade union, era un qualcosa che ci legava e ci faceva capire quello che poteva dire, quello che poteva fare per noi giornalisti, che io opero da 40 anni, faccio radio da 40 anni, e Felice non c'è niente da fare, mi manca. Oggi l'abbiamo ricordato perché io faccio questi libri e nella storia di questa collezione, questa enciclopedia, non potevo non ricordare Felice. Avevamo già pensato un libro su Pulici. Infatti, il libro nasce con Pulici protagonista, sì, che chiedeva, poi, che voleva. Poi il destino. Il destino ha voluto che ci lasciasse prima di Natale, però siamo andati avanti lo stesso. Credo che Felice da lassù sarà felice. Sicuramente sì. Chi volesse questo libro, come si può avere? Sani Edicola. Appunto. Grazialità. Ovviamente sì. Costa anche poco, sono delle collezioni, sono dei volumi che costano poco, ma a parte quello credo che sia anche trasversale Felice, perché Felice era amato anche dall'altra sponda, da tutte le tifoserie, perché sono quegli uomini che hanno dato tanto al calcio, perciò al di là delle maglie, della maglia che portava, che era la nostra grande Lazio, era un uomo di grande cultura sportiva e anche di grande umanità. Quindi in edicola, per chi volesse veramente conoscere l'uomo, ci sono tanti aneddoti simpatici, momenti emozionanti, lettere che hanno toccato il cuore, poi, tanta gente, e poi tante testimonianze che poi anche a seguire vedremo, colleghi del tempo, colleghi dello scudetto, calciatori più giovani, è sempre solo Lazialità. Grazie mille, grazie a voi. Da numero uno a numero uno, siamo qua per Felice Pulici, è un grande presidente, mister, qualsiasi cosa per questa Lazio, Dino Zoff. Beh, è stato insomma un piacere parlare di Felice, perché era un grande amico, un grande laziale, un'ottima persona, quindi è stato piacevole passare dei periodi con lui. Ha ricordato in questo incontro anche la vostra amicizia, il fatto che comunque anche da avversari, da una parte e l'altra del campo, c'era una grande stima. Eh beh, certamente, no, già il ruolo comporta un avvicinamento, poi con delle persone a modo ancora di più. Nel calcio di oggi persone così? Ma no. Ci sono? Sì, sì. Cioè, la gioventù è cambiata, ma non per questo... Non è valida. Sicuramente sì. Prego. Grazie mister. Prego. Grazie. Abbiamo qua il dottor Persichelli, che era un dirigente, vero, della quella Lazio. Sì signore, all'epoca io sedevo in panchina insieme a Maestrelli, Ziaco e agli altri che occupavano quei posti. E che Lazio, qui si è parlato di litigate negli spogliatoi, di una Lazio molto frizzante, però una Lazio vincente. Era una Lazio molto frizzante, ma altrettanto vincente, come stai dicendo. Era una Lazio che non si fermava mai di fronte a niente, che era capace di superare gli ostacoli come fanno i grandi, perché i grandi si vedono nei momenti della difficoltà. E oggi, nel calcio di oggi, come si fa ad avere questo spirito? Una Lazio oggi come può essere con questi risultati e questa forza? Secondo me il calcio è talmente cambiato che non è possibile fare paragoni fra il calcio degli anni 70, quelli dello scudetto della Lazio, e quelli di oggi, non c'è possibilità di paragonare. E quindi ci teniamo il suo sorriso, un felice così. Il sorriso di Felice, sì. Devo dire che voglio aggiungere una cosa. Sì. Felice è stato grande anche nella malattia. Mia moglie, che dedica anche una parte della sua attività a fare la volontaria nell'ospedale di ematologia dove era Felice, infatti la signora Paola mi ha pregato di abbracciarla molto, lo ha assistito in quest'ultimo periodo della sua malattia e me ne ha parlato come di una persona che ha affrontato il male in maniera da grande uomo. Questo quello che era. Quello che era. Numero uno in qualsiasi battaglia. Nella malattia.
Grazie. Wilson e D'Amico. Io sparisco, divento piccola piccola perché è una soddisfazione enorme. No, piccola piccola no, Ci provo, metto i ginocchio, non lo so. Veramente un onore immenso. Abbiamo ricordato Felice. Che tempi? Bah, tempi molto belli, oltretutto coronati da qualcosa di importante, cosa che nell'arco degli anni è rimasta invariata per quello che l'affetto e l'amore dei nostri tifosi nei nostri confronti, e questo per noi è motivo di grande grande orgoglio. E quello che loro danno a noi è impagabile, e noi siamo rimasti anche nell'arco degli anni anche sorpresi da questo affetto, direi quasi morboso, e tutto questo ci inorgoglisce. E ci credo, però ve lo meritate tutto. Vincenzo. Beh, io non, vedi, succede sempre che fanno parlare prima Wilson, no? E poi, non l'ho fatto apposta, giuro. Che devo dire? Non lo so. Cioè, era il capitano, quindi è chiaro, ecco, che dava l'esempio, e quello che dice, adesso a parte gli scherzi, è sì, giusto. Se pensiamo che dopo 45 anni, esatto, io ero proprio una creatura, dopo 45 anni, e siamo ancora qui a festeggiare quell'evento, è qualcosa di straordinario. Una Lazio più moderna, ma sempre una Lazio vincente. Bernardo Corradi, anche lui presente al saluto e al ricordo del grande Felice. Sì, come ho detto in sala, per me, sfogliando un po' il libro, mi sono capitato a pagina 113 dove c'è la foto di Felice insieme a Ugo Longo. Sono state due persone importanti. Io sono arrivato alla Lazio che stavamo vivendo la fine dell'era Cragnotti, e c'è stato questo interregno fino poi all'avvento della presidenza Rotito, che insomma dal punto di vista societario non era facilmente gestibile. Era lo stesso comunque una squadra zeppa di campioni, però devo dire che per chi è arrivato nuovo come me, l'imprinting laziale, certi valori sono stati trasmessi da persone come Felice e come lo stesso Ugo Longo. Quindi insomma sono stato felice di aver conosciuto delle persone del genere. E per forza così, e Felice come sempre, l'abbiamo ricordato tutta la sera, fondamentale per questa Lazio, un vero numero uno. Un vero numero uno, e poi devo dire che sentendo tutto il suo percorso da calciatore e poi da dirigente che si è laureato, adesso si chiede ai calciatori moderni di prendere coscienza di sé e magari di prendere parte attiva nel calcio, e lui è stato un antesignano anche qua, sì, perché ha ricoperto un ruolo importante da calciatore e poi lo ha ricoperto anche da dirigente, studiando e facendo qualsiasi tipo di ruolo che il panorama dirigenziale potesse offrire. Quindi insomma credo che abbia battuto una pista anche lì come prima persona, delle prime persone. Un vero esempio, sicuramente. Vero esempio, sì. Felice Pulici, non solo Lazio, e quello è il nostro cuore, ma soprattutto anche uomo di sport, importantissimo e fondamentale per il CONI. Ce lo spiega e ce lo racconta un attimo Presidente Malagò. Sì, si è rimesso in gioco, in discussione, non più giovanotto, di prendere una laurea. Era fatto così, era bulimico della vita, era curioso, era generoso, era disponibile, era altruista. E quindi in quest'ottica ha intrapreso una carriera dirigente, è stato vicepresidente del comitato regionale del CONI, e il primo a sostenere i progetti nelle scuole, i bambini, i disabili, in provincia, in periferia. Noi veniamo da Viterbo, quindi capisce che abbiamo capito benissimo e lo abbiamo conosciuto. Sì, in questo filmato in cui c'era la sua intervista del 2016, l'ho notato subito e l'ho detto, se guardate bene nel revers della giacca c'è lo scudetto tricolore con i 5 cerchi olimpici, e io di questo sono molto orgoglioso. Grazie Felice.